Sono Pietro Borghini, presidente della cooperativa La Formica, cooperativa sociale di tipo B di Rimini. Nella biennale noi speriamo di trovare quello che abbiamo già trovato in questi anni, principalmente relazioni con altri soggetti del terzo settore che fanno lo stesso nostro lavoro e che si impegnano come noi quotidianamente nell'inserimento lavorativo delle persone fragili. Partecipiamo con entusiasmo alla quarta biennale di prossimità e abbiamo partecipato anche alle biennali precedenti, in cui è nata anche dalla prima, fatta a Genova la rete 14 luglio, una rete di cooperative sociali tipo B che svolgono servizi ambientali vocati all'inserimento lavorativo delle persone più fragili. Siamo anche aderenti del consorzio Idee in Rete e insieme al consorzio, sempre all'interno della Biennale, si è sviluppato il tema del manifesto per l'inserimento lavorativo. Alla Biennale di prossimità di Brescia vorremmo trovare degli obiettivi nuovi e concreti per lo sviluppo di questo manifesto sull'inserimento lavorativo per valorizzare in tutta Italia il manifesto appunto dell'inserimento lavorativo come strumento per dare lavoro alle persone fragili e dare il giusto spazio alle cooperative sociali di tipo B dell'inserimento lavorativo. Quindi ci saremo anche a questa biennale che è la quarta, perché per noi la prossimità vera o la nostra prossimità passa attraverso dare un'occasione di lavoro alle persone fragili, perché il lavoro per tutte le persone vuol dire dignità e vuol dire reinserimento nella società e anche riscatto dalla marginalità in cui le persone fragili soprattutto vivono.